Roma, Italpress, è morto all'età di 90 anni Franco Tatò. Dopo gli inizi alla Olivetti, nella sua lunga carriera di dirigente d'azienda era stato, fra l'altro, ai vertici di Mondadori, Fininvest ed Enel. Nato a Lodi il 12 agosto del 1932, era soprannominato Kaiser Franz, per la durezza impiegata nel risanamento economico dei molti gruppi aziendali che nella sua carriera era stato chiamato ad amministrare, ma anche manager filosofo, per i suoi studi giovanili. Si era infatti laureato in filosofia al Collegio Universitario Ghislieri di Pavia. A 24 anni, nel 1956, comincia una lunga gavetta all'interno del gruppo Olivetti, lavorando per i primi 6 mesi come operaio alla linea di montaggio dello stabilimento di Ivrea. Poi scala le posizioni nel gruppo fino a ricoprire incarichi di vertice. Dal 1970 al